Buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete detto dal titolo, andremo a vedere insieme come completare il primo step del nuovo raid Corona del Tormento. In questo video troverete quindi la spiegazione di tutte le meccaniche che riguardano il primo step e dei consigli per affrontarle al meglio. Iniziamo subito con lo spiegare la meccanica base che troverete in tutti quanti gli step del raid. Questa si basa su un effetto che alcuni giocatori avranno durante il raid. Questo effetto si chiama Benevolenza della Strega. Chi quindi riceverà questo buff avrà la capacità di eliminare alcuni nemici particolari che andremo a vedere dopo, ma soprattutto se l'effetto non verrà trasferito, il portatore morirà dopo un minuto. Andiamo però a vedere adesso come fare. Partendo dalla mappa di gioco del primo step, questa si divide in due lati, che per comodità chiameremo rosso e verde. Inoltre al centro è presente un artefatto. Per iniziare dovremmo dividerci in 3 e 3. Tre giocatori dovranno quindi entrare all'interno della piastra verde che troviamo davanti allo spawn, mentre gli altri tre dovranno recarsi al manufatto. I tre giocatori che entreranno all'interno della piastra verde riceveranno l'effetto Benevolenza della Strega e una volta fatto ciò dovranno uccidere i due cavalieri che si troveranno vicino alla pozza. Infatti in questo step chi riceverà la benevolenza sarà in grado di fare danno ai cavalieri, ruolo molto importante perché sono i nemici forse più impegnativi di tutto lo step. Una volta uccisi questi due, anche i tre giocatori con la benevolenza dovranno recarsi al manufatto. Personalmente noi abbiamo completato il primo step rimanendo sempre nei pressi del manufatto, mentre altri si dividevano in 3-3, stando uno a verde e uno a rosso. Sinceramente, stando tutti quanto al centro, si evita di disperdersi, si dà un bersaglio più grande ai nemici e di conseguenza è più difficile morire, e si usano meno pozze che comunque valgono per tutti. In ogni caso io andrò a spiegare come noi abbiamo completato il primo step, stando quindi sempre al centro. Dicevo quindi, una volta arrivati al manufatto, chi avrà la benevolenza dovrà occuparsi di uccidere i cavalieri, mentre gli altri dovranno semplicemente pulire. È molto importante fare i nemici che sono più vicini all'artefatto, questo perché quando dovremo attivarlo, se ci saranno nemici nei pressi, questo non funzionerà. Mentre quindi pulirete tutti quanti i nemici, chi avrà la benevolenza dovrà tenere d'occhio il timer che appunto è legato a questo effetto, che vi ricordo non si deve mai terminare, altrimenti i portatori moriranno. Una volta che questo timer sarà quindi arrivato intorno ai 20 secondi rimanenti, tutti i giocatori dovranno entrare all'interno del cerchio comparso intorno all'artefatto. E solo quando saranno tutti quanti all'interno dovremo sparare a questo qua. Così facendo gli effetti si scambieranno e chi aveva la benevolenza adesso sarà neutro, mentre chi era neutro avrà appunto la benevolenza. E di conseguenza dovranno scambiarsi anche i ruoli di pulizia. Una volta fatto questo procedimento, dopo poco sentirete un rumore, il che significherà che sono spawnati dei cristalli all'interno della mappa. Questi saranno posizionati uno al centro, uno a destra e uno a sinistra. Questi cristalli andranno distrutti e per farlo velocemente è necessario che a sparargli siano uno con la benevolenza e uno senza. Di conseguenza all'inizio, quando dividerete i tre che entrano nella pozza da quelli che devono invece pulire, dovrete formare anche delle coppie. Coppie che saranno incrociate da questi due gruppi. In ogni coppia ci deve essere sempre quindi uno che ha la benevolenza della strega, mentre uno che è neutro. Così facendo i cristalli andranno giù in pochi colpi e potete tornare al centro a continuare la pulizia. Facendo un piccolo passo indietro, vi ho detto di entrare nel manufatto e di cambiare la benevolenza intorno ai 20 secondi. Questo perché i cristalli spawneranno quando ci saranno 10 secondi rimanenti. Di conseguenza, per non dover fare cristalli e andare subito di corsa a cambiare e quindi rischiare che magari qualcuno rimanga fuori, vi conviene cambiare prima e andare a fare cristalli con calma. Una volta che avrete quindi distrutti i cristalli, potete tornare al centro e continuare la pulizia. Essenzialmente il procedimento da fare è sempre questo, se non fosse che al secondo giro c'è un piccolo cambiamento. Vi converrà infatti ricambiare la benevolenza intorno ai 30 secondi rimanenti, questo perché poco dopo spawneranno degli orchi, uno a verde e uno a rosso. Questi orchi andranno fatti il prima possibile perché sono veramente molto fastidiosi e fanno parte del rituale, quindi se non li ucciderete non potete andare avanti. Inoltre i due orchi avranno due effetti diversi, quindi uno potrà essere ucciso solamente dai tre che non hanno l'effetto, mentre l'altro solamente da quelli che ce l'hanno. Vi dico quindi di cambiarlo intorno ai 30 secondi rimanenti, in modo tale che subito dopo spawneranno gli orchi e avrete tutto il tempo per farli. Se invece aspetterete che il tempo passi, vi ritroverete nella situazione nel quale dovete cambiare mentre gli orchi vi sparano addosso, il che è veramente molto scomodo. Nel frattempo, mentre sparerete agli orchi, spawnerà un secondo giro di cristalli. Essenzialmente dipende da quanto siete veloci. Se fate presto ad ucciderli, i cristalli spawneranno dopo, altrimenti le due cose verranno a sovrapporsi. Come al solito dovete dividervi due a verde, due a rosso e due al centro, sempre uno con la benevolenza e uno senza, e andare a distruggere i cristalli. Una volta fatto questo, tornerete al centro, effettuerete l'ultimo cambio e il rituale sarà completato.
E per completare lo step in sé dovrete farlo 4 volte consecutive. Andiamo adesso a vedere qualche consiglio che abbiamo trovato molto utile nel fare questo primo step. Vi dico subito che la difficoltà maggiore è causata in primis dai mob, che tuttavia potete risolvere molto facilmente piazzando una pozza al centro. Di conseguenza vi consiglio di avere almeno 2 stregoni in modo da avere quasi sempre una pozza di radianza. Così facendo vi basteranno ad allontanarvi troppo ed è veramente difficile che riusciate a morire. Inoltre, durante la pulizia, quelli che hanno la benevolenza gli conviene concentrarsi tutti su un cavaliere in modo da eliminarlo il prima possibile. Dovrete uccidere i mob più vicini al manufatto, perché come ho già detto, se questi saranno all'interno del cerchio quando dovete cambiare, non riuscirete appunto a farlo. E ovviamente, quando dovete effettuare un cambio, siate sicuri che tutti quanti siano all'interno del cerchio. La difficoltà però maggiore che abbiamo riscontrato è stata che ogni tanto il manufatto viene distrutto a caso. Spesso perché sparando ai mob vicini qualche danno va anche al manufatto, ma maggiormente perché la pozza di radianza viene messa troppo vicino. Quindi gli stregoni stessero attenti a metterla abbastanza appiccicata al muro. Abbiamo provato inizialmente anche a metterla sopra al muretto, anche se tuttavia le statue bloccavano abbastanza la visuale. Volendo potreste subire l'effetto della pozza anche da sotto, ma dovete stare comunque molto vicini. Qui ovviamente sta a voi decidere quale preferite. Dicevo quindi, può capitare che il manufatto si distrugga a caso e che quindi qualcuno subisca un cambio non voluto. Di conseguenza quello che vi consiglio è che nei momenti di pausa ognuno controlli se ha o meno la benevolenza e controllate quindi che ci siano solo 3 benevolenze. In caso ce ne fossero di meno, al cambio successivo uno di quelli che non ce l'ha dovrà rimanere fuori dal cerchio in modo tale da riallinearsi. Se invece ce ne fossero di più, qualcuno che ce l'ha e non la dovrebbe avere semplicemente entra da solo nel cerchio e effettua un cambio. Lo squilibrio comunque tra benevolenze e non è la difficoltà maggiore che riscontrerete all'interno del raid, soprattutto per quanto riguarda i cristalli, che se non distruggerete in 2, uno con il benevolenza e uno senza, saranno veramente molto duri a morire. Inoltre, un ultimo accenno va fatto alla fase degli orchi. Mentre sparerete agli orchi nessuno pulirà e di conseguenza molti mob vi verranno addosso. Se avrete una pozza di radianza non sarà un particolare problema, tranne per quanto riguarda gli schiavi. Di conseguenza ogni tanto sparate una granata sotto i piedi in modo da distruggere tutti quelli che sono nelle vicinanze. Potrebbe inoltre capitare che mentre sparate al vostro orco qualche colpo vada ad un mob che non potete uccidere e di conseguenza leggiate immune. Non vi spaventate perché la maggior parte delle volte non avrete fatto un cambio, ma semplicemente appunto starete sparando qualche colpo a un nemico che non potete uccidere, sia perché avete la benevolenza oppure no. Per quanto riguarda le super, come ho già detto, vi consiglio almeno 2 pozze, magari qualche freccia per fare sfere, appunto per generare le pozze, e qualche super di pulizia da utilizzare prevalentemente prima della fase degli orchi, in modo da avere meno nemici possibili vicino mentre gli sparerete. Detto questo ragazzi, io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo, dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete che c'è la trallissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video, vi lasciamo qua sotto in descrizione anche del bellissimo, nuovissimo, passaggissimo sito. E detto questo ci vediamo alla prossima, ciao! Dammi un pompino, Carlos! L'armatura, ti prego, l'armatura, ti prego! L'elmo! 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 Anche a me! Anche a me! Io sono Gaul, per la tua luce.